Allora, innanzitutto, riprendendoci in mano, nel caso dei paesi europei, la possibilità di controllare la moneta, che poi sia con o senza la banca centrale, quello, se ci fosse un'unione politica europea con un Parlamento potente, cioè, che abbia qualche potere, eccetera, eccetera, e con una banca centrale che potesse emettere moneta come potere, allora non sarebbe, quindi non è necessariamente uscendo da... In questo momento Krugman, premio Nobel per l'economia, la settimana scorsa su Repubblica ha detto che siamo in depressione noi e la Spagna e che non c'è altra via che uscire dall'euro. E non è proprio, lui non è proprio un bolscevita. Non c'è altra via che uscire dall'euro. Per lui sì. Altri dicono che, per esempio, però, se la BCE fosse permesso di emettere, c'era uno di questi economisti della MMT, faceva una proposta intermedia, cioè che da subito se si emettessero molti miliardi di euro in proporzione alla popolazione, in modo tale da non scontentare la Germania, che comunque è quella con più gente, si potrebbe comunque rilanciare l'economia. Però in questo momento, senza una politica che loro chiamano anticiclica potente, non c'è speranza. Ma detto questo, riprendere il controllo della moneta per poter fare, per esempio, una banca senza interessi. Cioè fargli concorrenza, in virtù del fatto che io sono sovrano e io ti faccio concorrenza. Cioè io comincio a fare quello che tu non fai e ti proibisco di fare delle cose che vanno contro la collettività, contro il mio interesse. Perché a un certo punto, quello è uno dei compiti dello Stato, quello di proteggere l'ordine costituzionale, arrivando fino all'uso dell'esercito. Io sono non violento, quindi è quasi paradossale di una cosa del genere, però a un certo punto chiedere all'esercito di presidiare l'ordine costituzionale di fronte a un attacco molto sofisticato che viene da fuori. Banche senza interessi o con interessi minimi, diciamo, un po' come alcuni esempi sempre che faceva Report, una cosa molto che... Già esistono? Esistono, è possibile, ma è evidente, in più proprio sono sempre esistenti, cioè nel senso che uno Stato sovrano può fare quello che gli pare, perché questi poveretti che lo stanno facendo stanno pure sforzando di farlo contro tutto e contro tutti, ma nulla potrebbe impedirebbe allo Stato italiano di decidere di, infatti lo faceva, di prestare soldi alle imprese, ai cittadini. Noi eravamo un esempio, il modello italiano, che città italiana, socialdemocratica, con la Democrazia Cristiana, adesso non vorrei sembrare un democristiano, però facendo un escurso storico, noi siamo stati proprio in Europa un esempio fortemente socialdemocratico, con un fortissimo intervento dello Stato in economia. L'ENI è nata così, una multinazionale con tutti i suoi limiti, però era nata anche per, diciamo che ha avuto tra le sue mission quella di indebolire il potere delle sette sorelle anche nei paesi produttori, e quindi ha permesso di uscire dal... Quindi era uno Stato che interveniva anche in politica estera in un certo modo. Mediobanca era stata creata proprio per permettere alle banche pubbliche di intervenire direttamente nell'economia prestando, e quindi insomma diciamo l'Italia era proprio uno dei posti dove questa cosa veniva fatta. Alla fine degli anni 70 c'avevamo un debito pubblico, io non sono proprio un economista, però mi sembra che era tipo la metà del PIL, quindi era un debito pubblico ridicolo secondo i parametri attuali, quindi non ci raccontino che è colpa di quelli là che spendevano troppo. A un certo punto hanno cominciato a fare i giochetti finanziari, il debito pubblico è esploso, però ecco, sì, è possibile fare tutto questo perché è già stato fatto. Cioè noi siamo proprio uno degli esempi di posto che, nonostante i politici fossero corrotti, mafiosi, quindi neanche erano proprio democrazia diretta, però almeno da quel punto di vista, quel modello, forse anche con la spinta del dopoguerra, dell'antifascismo, eccetera, eccetera, e anche perché l'Italia era a metà tra i due mondi e quindi era importante che andasse bene. Ricordiamoci che noi siamo stati spinti a indebitarci molto negli anni 80, quando c'era la crisi al massimo tra le due cortine, e proprio c'era indebito, perché devi far vedere che va tutto bene, crolla il muro di Berlino, non c'è più bisogno di noi, adesso lo paghi il debito. Quindi anche volendo fare un po' di fantastoria. Quindi comunque a livello concreto, creando questa banca, creando ambiti di... Per esempio la cosa della democrazia diretta può partire dal basso, cioè si possono già da ora cominciare a creare degli ambiti che si muovono in quel modo. A me sembra che questo esempio dei 500 imprenditori del Trentino sia... è un esempio di come questo sia possibile, e questo è fantastico, e di come collaborando poi si può diventare anche potenti. Mi sembra che l'Italia, tra l'altro in Italia potrebbe succedere da un momento all'altro, cioè potrebbe scoppiare un casino irrazionale e molto brutto,
poi potrebbe scoppiare un fenomeno di auto-organizzazione sociale molto interessante. Io spero che succeda la seconda cosa, e con le nostre poche forze faremo di tutto perché possa succedere. La proprietà partecipativa dei lavoratori, per esempio, basterebbe per creare dei meccanismi, così come viene fatto per l'ambiente, adesso ci sono, no, le tasse sull'inquinamento, le tasse sul danno sociale, un po' i punti benessere che si danno agli imprenditori, 500 imprenditori, cioè che se un'azienda opera nel tessuto sociale in un certo modo paga meno tasse, e se invece opera in un altro modo ne paga di più, in base a quanto cura il benessere generale della collettività. Uso il potere fiscale per favorire delle forme interessanti. Più o meno finisco, così poi abbiamo ancora un bel po' di tempo per l'interscambio. Mi sono dimenticato qualcosa di importante rispetto all'impianto dell'economia mista? Siamo un gruppo di studio, quindi no, mi sembra più o meno sintetizzato. Sì, quindi diciamo che il Partito Umanista ha elaborato una serie di proposte a livello internazionale, piccola nicchia proprio sul Partito Umanista, ma tanto. Allora, noi siamo un partito di base, nel senso che ci siamo dati una forma di democrazia diretta, per cui la struttura è basata su quelle che noi chiamiamo equipe di base, ognuno può formarle, si iscrive, non c'è un numero massimo, minimo, è come uno è interessato a un tema e fa un'equipe del Partito Umanista, elegge quello che chiamiamo una sorta di portavoce che cura i rapporti con il coordinamento nazionale, che viene eletto, ma ha un solo compito di coordinamento generale, e quello di sottoporre a tutti gli iscritti eventuali consultazioni nel caso ci siano delle campagne da portare avanti, delle decisioni da prendere di tipo nazionale, lasciando la libertà a livello locale di prendere decisioni locali nell'ambito di un quadro generale dell'umanesimo, nel senso che se poi un gruppo che dice di essere umanista comincia a fare lo skinhead e a prendersela con gli immigrati, magari l'insieme dirà che non fa parte del Partito Umanista, perché quello. Però a parte questi casi estremi, cerchiamo di lavorare in questo modo con la democrazia diretta e anche a livello internazionale. Infatti da un po' di anni a questa parte ci chiamiamo Partito Umanista Internazionale, in cui anche il coordinamento internazionale funziona allo stesso modo, per cui ci sono dei casi in cui tutti i membri internazionali, cioè tutti gli iscritti, senza intermediazione, direttamente gli iscritti di base, votano attraverso il sito centrale del partito per prendere delle decisioni sui funzionamenti interni. Questo è importante perché diciamo che in questo modo stiamo cercando di diventare un esempio di democrazia diretta, e vi assicuro che non è facile, perché ogni 3x2 ci sono delle difficoltà dal punto di vista, chi decide, ma chi è che decide qua, ma com'è possibile, come vi permettete di fare questo, non potete farlo, sì che possiamo, no non potete, e chi decide, è un casino. Però intanto partecipare, no? Poi, un altro elemento, no? Oppure perché infatti c'è da votare e poi nessuno vota, è interessantissimo. Ma è interessante affrontarlo dal punto di vista che è una cosa nuova e che cioè, perfino chi lo sta promuovendo fa fatica a farlo. E va bene, lo sappiamo, perché è come richiede un cambio nella testa che è più di quello che può sembrare. Troppa libertà, com'è sta cosa? Non c'è nessuno che decide per me, e nessuno che mi dice quello che devo fare. È faticosissimo. Deve dare sempre un contributo per cercare di... Ho sabotato l'audio con...